A Nocera Superiore è stato organizzato un convegno di studi perché i comandi dei vigili urbani o della polizia urbana ha inteso non parlare sempre delle stesse medesime cose, dei problemi che hanno i comandi di polizia urbana, ma ha inteso acculturarsi ancora di più sul piano legale e sul piano operativo. Chi opera si interroga sul perché e sul come applicare le leggi che il Parlamento ci dà. Leggi imperfette, talvolta scritte male, talvolta in fretta, dalle quali bisogna estrarre ciò che di buono si può fare per i cittadini. E quindi del potere di ordinanza del sindaco, rinnovato dal decreto legge 14, da come i consigli comunali devono essere responsabilizzati nel cambiare i regolamenti, perché alcune discipline utili a chi vive in città, solamente il consiglio comunale con la sua responsabilità politica può cambiare. Chi comanda? Il comandante dei vigili urbani o il sindaco? Comanda sempre e solo il sindaco, ma non è questo un meccanismo di servilismo, è un meccanismo di riconoscere il potere a chi si assume le responsabilità, le prime responsabilità politiche, civili, amministrative, nonché mediatiche, sono del sindaco. Un comandante è tanto più bravo o è tanto meno bravo quanto è capace il sindaco di fare scelte attente, positive, legittime e condivise nella città. È stata l'occasione anche per sottoporre alcune proposte al sottosegretario alla difesa, l'onorevole Alfano. Abbiamo mosso alcune considerazioni chiedendo innanzitutto che si proceda perché oltre al decreto Minniti, il 48 del 2017, che è andato in qualche modo a dettagliare quello che già abbiamo nel TULPS individuato da tempo, oltre alle norme bisogna poi organizzare i corpi che devono dare applicazione a queste norme. Quindi abbiamo chiesto anche in seno ad ANCI, questo è avvenuto, abbiamo chiesto che si praticasse una maggiore formazione del comando di polizia municipale, avviando anche delle possibilità di concorso per i nostri comuni, anche perché oggi è più facile che il personale raggiunto a una certa età cammini più con la legge, diciamo Fornero in mano, piuttosto che con la circolare Gabrielli o il decreto Minniti. Dunque, creare le condizioni perché ci sia personale che abbia anche quell'ispirazione, quella motivazione che non è solo ideale per poter svolgere al meglio il suo lavoro, nonostante i nostri comandi di polizia municipale facciano un grande sforzo per dare quel senso di sicurezza delle quali le nostre città hanno bisogno. Anche noi sotto organico non abbiamo più la possibilità rispetto a quella che era la struttura originaria dell'ente di fare grandi operazioni. Ci auguriamo che il governo si renda conto e che il legislatore, dunque il Parlamento, piuttosto che essere estemporaneo e fuori dalla società che è chiamata a governare e a rappresentare, si renda conto che è necessario immettere nuove risorse umane negli enti pubblici, cominciando dai corpi di polizia municipale. Prima facevamo solo un poco di codice della strada e di commercio con la 426, molto antica. Oggi facciamo un po' di tutto. Io dico troppo, ormai ci hanno riempito di tutto. Quindi vale la pena, se si vuole continuare in questa attività ad un buon livello, dico io, aggiornarsi e tenersi costantemente aggiornati. Cercare di fare chiarezza e di avere quantomeno su alcuni argomenti essenziali, quali per esempio quelli della sicurezza urbana, quella della gestione dei grandi eventi, quella della gestione in generale della safety, della security, un solo idem sentire, cioè dobbiamo cercare di uniformare noi quello che il legislatore probabilmente in modo molto confuso ha cercato di dare alle polizie locali. Le leggi dello Stato, insomma, hanno delle volte degli aspetti che vanno chiariti. Si chiariscono mettendo sullo stesso tavolo dei soggetti che hanno esperienze differenti e appunto cercando di creare dei comportamenti omogenei, perché maggiori sono le omogeneità nei comportamenti, maggiore è la capacità di percepire da parte dei cittadini che quel comportamento è quello corretto da seguire.